Allora, è finita la partita da mezz'ora, ma sono visti i pagliacci, hanno vinto 1-0, ma come hanno vinto? Por cazzo. Corcassa hanno vinto, Corcassa hanno vinto, cioè diciamo ha giocato meglio il Barcellona, però hanno vinto, va bene così, io non dico nulla, però diciamo che giocando così, in questo modo, tu puoi passare il turno, poi all'ottavi te ne vai a casa. Ormai, come si dice, noi si accontentiamo dei bricioli, gli italiani si accontentano dei bricioli, la ciccia fanno mangiare gli altri, capito qual è il problema? Purtroppo il calcio italiano è una merda e questo lo dimostra in tutto e per tutto. Noi giocavamo domani sera, andavo a giocare con l'Ebrei, giocavamo, non mi ricordo chi, la squadra dell'altra parte, no, non la Ma squadra, chi? la Juve, domani sera giocavamo noi. Che L'Ebrei, cazzo è? Io faccio proprio. bodybuilding. Lui fa il bodybuilding, guardate che Sapete figo qua, che è. sapete che faccio No, bodybuilding? sono un Che pazzo. cazzo Cioè, è? body pippe. Insomma, domani sera giocavamo noi. Però ho visto una cosa, non ho vista la partita. Lascia sta, Matteo, non mi rompe i coglioni con questi messaggi del cazzo. Ho visto qualcosa che stasera il Napoli è andato a vincere ad Amsterdam 6-1, che fa un calcio molto bello, da quello che si dice. Quest'anno il Napoli, veramente, io penso che il Napoli farà grandi cose. Perché ne vince in Olanda contro di loro 6-1, non è da tutti. No, non è da Non è tutti, da tutti. anzi, Anzi, molto rispetto, molto da. per quel pezzo di Perché merda io per quel pensavo. pezzo di merda di Spalletti, cioè molto rispetto. Ma è scherzo, Spalletti, anzi, io ho sempre detto: Spalletti è un signor È un allenatore. signore pezzo E di chi lo merda. critica non capisce un cazzo di pallone. Io ho sempre detto: Spalletti è un signor allenatore. A differenza nostra, che c'è un pezzo di merda di allenatore, noi c'è un pezzo di merda. Comunque. Grande onore a Napoli perché fa un calcio molto bello, a me piace come gioca a Napoli, e vincere, io pensavo che andavo a Amsterdam a fare i canni, cioè andavo in Napoli a Amsterdam a fare i canni, E c'è bisogno di andare a Amsterdam per fare le canne, pure a Roma deve fare vabbè, per le dire, capito, per dire. Però ha dimostrato che la squadra ci sta, ha dimostrato, io ho detto pure dall'inizio dell'anno, il Napoli fa un ottimo calcio, Spalletti è un grande allenatore, per me poi il resto è fuffa. Ok, io tante volte vedo i napoletani come quando ha fatto il pareggio con Lecce, l'hanno criticato, ma ci può stare ogni tanto, come si dice, l'intoppo, cioè può pure stare, per carità, mica, giusto là? Oh, ha intoppato il Barcellona. Stasera il Barcellona, Però può recuperare. però vabbè, diciamo che i pagliacci hanno fatto la sala cinesca stasera, poi dicono a noi che fammi i pullman, i reticolati e qua Ma della. noi chi? Juve, Ah, io. Ah, no, scusa, mi lui è scordo da sempre, so Roma, da lui è da. Roma. Lui è del Porropoli calcio, del Porropoli, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, niente ragazzi, comunque complimenti a Napoli, complimenti che ha vinto a Napoli, i pagliacci pure hanno vinto, complimenti perché quando era un Alupetto, aspetta un attimo, Alupè, dai. Alupetto, è il mio Non vedi, anniversario, stavo a fare anzi, diretta, dai. siamo in diretta, no, in diretta no, cioè, questa è registrata, ma poi la mano. Vabbè, Allora, uguale. comunque ragazzi, niente, complimenti pure, vabbè, l'Inter, i pagliacci hanno vinto, va bene così. Non hanno espresso un buon calcio, però alla fine L'Arista l'importante era buona. là L'Arista, il maiale. ormai era È buono. buono. Sì, Le castagne pure. Il vino buono. tutto buono. Tutto buono. Avevo mangiato, bevuto, Tranne se l'Inter. guardavamo sta spiazze, ecco, spiazze. Comunque, niente, questo è il quanto. Io ragazzi vi saluto. Domani sera commenterò sul tardi, penso, la Juve, se gliela faccio, se no il giorno dopo vedremo. Tanto lo so come va a finire, perché abbiamo la sveglia pure con l'Ebrei, pure con l'Ebrei perdiamo. Non no, cazzo no. Mo sai che ci sono montati a capoccia, che l'altro giorno ho vinto con Bologna, una squadra di merda che fa poco schifo. E sono usciti Allegretti che si sentono convinti che magari la Juve sta risorgendo. Vabbè, lasciamo Forse. perdere, lasciamo perdere. Comunque ragazzi, io vi saluto, ci vediamo al prossimo. Max e Orazio, vi salutiamo. Forza Roma. Per te forza Roma, per me forza Juve ma non Allegri, forza Juve ma non Allegri, mai quel merda da Allegri, io la merda non la voglio, non la Juve. Ciao ragazzi, vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.